schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovissimo colore, diciamo un colore per le tigri di Roma, è un colore per voi. Io faccio questi video diciamo ogni settimana per aggiornare i membri della crew che sto cambiando colore e per magari lasciare anche a voi il colore. Se vi piace lo mettete nella vostra crew. Il colore è un celeste molto particolare, è 08FFFF. Quindi ragazzi potete metterlo nella vostra crew se vi va, senza nessun problema, insomma basterà andare nella vostra pagina della crew e potete tranquillamente cambiare il colore a vostro piacimento, magari cambiatelo una volta a settimana. È molto simile ragazzi ai cerchi che ci sono, non, di una tonalità un po' differente, però se mettete un pearlescente blu profondo i cerchi si avvicinano moltissimo a questo tipo di colore. Il colore dei cerchi ragazzi, di quei cerchi lì c'è, però mi sembrava un po' scontato, però forse lo porterò più avanti. E io lascio questi cerchi ragazzi perché a me piacciono questi cerchi con questo colore, questo colore. Mettiamo un pearlescente abbastanza chiaro, anche se i pearlescenti ci stanno bene quasi tutti, sono abbastanza visibili tutti con questo colore i pearlescenti, quindi non avete che l'imbarazzo della scelta, insomma scegliere un pearlescente e metterlo su questo colore. Come ho detto è un colore abbastanza brillante, vedete, con il blu profondo, con tutte le varie pearlescenze. Io voglio mettere un bianco ragazzi, un bianco neve ci mettiamo. Qui ho fatto la cappellata di lasciare il neon quello arancione, però va bene, adesso me ne vado comunque da Bennis perché tanto devo cambiare anche la livrea, perché voglio mettere la livrea di un colore differente, sempre la stessa livrea ma di colore differente ragazzi. E come state vedendo in notturna ragazzi è veramente bello come colore, diciamo risalta molto, poi a seconda del tipo di luce che abbiamo intorno il colore è diverso, insomma, no? Quindi è molto molto bello come colore. Mettiamo questa livrea nera ragazzi, vi ho fatto pure un mezzo tuning di come fare la vostra Elegy, se magari vi piace la potete fare così. A me piace parecchio, quindi penso che la terrò così anche per fare qualche glitchetto, la posso tenere così. E una volta messo il tutto, che avete messo il fumo, cosa che io non ho fatto perché sto notando ragazzi che ho il fumo ancora, il vecchio fumo chiuso, infatti è arancione, quindi tornerò da Bennis per cambiare il fumo e così avremo completato la nostra opera d'arte. Diciamo, vedete, anche il neon è bello acceso, insomma è un bel colore, tutto l'insieme è un bel colore, la livrea, il neon, i cerchi, poi come ho detto sono gusti ragazzi. Vi lascerò anche alcuni passaggi di giorno giusto per vedere l'auto com'è quando c'è la luce del sole, insomma, no? quando è giorno, vedete anche il colore come risalta in maniera diversa. Detto questo ragazzi, spero che questo colore vi piaccia perché è abbastanza carino, non è che vi deve piacere per forza, però spero che vi piaccia. Rimarrà nella crew Le Tigri di Roma
per una settimana, per invece per chi lo vuole tenere per sempre, perché magari lo vuole tenere anche solo 10 minuti per poterlo mettere nella propria crew, vi ho lasciato il codice in video, tornate indietro, vedete il codice e avrete il vostro colore nella vostra crew. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. There's a certain line you just don't cross and it crossed it. I heard him say Haley's name on a song and I just lost it. It was crazy, this shit went wavy on some Jay-Z and Nas shit. And even though the battle was won, I feel like we lost it. I spent so much energy on it, honestly I'm exhausted. And I'm so caught in it, I almost feel I'm the one who caused it. This ain't what I'm in hip-hop for, it's not why I got in it. That was never my object.